Nella parsha di Bechukotai c'è un pasuk che dice «Se i miei decreti seguirai». Rashi spiega che questo pasuk non si riferisce alla osservanza dei precetti, ma piuttosto allo studio della Torah. Le mitzvot della Torah sono divisi in tre categorie: edut, testimonianze, mishpatim, leggi civili, e chukim, decreti. Dal momento che il pasuk sta sollecitando lo studio della Torah, perché sono menzionati in particolare i decreti? Chassidut spiega la parola Bechukotai, nei miei decreti, è legato alla parola Chakika, inciso. Quando si prende una penna e scrivi su carta, anche se l'inchiostro ora aderisce alla carta, non è in realtà parte della carta. Tuttavia, quando si incide sulla pietra o sul metallo, le lettere diventano tutto uno con la pietra o il metallo e non possono più essere rimosse. Questo pasuk ci dice non solo di studiare la Torah al fine di ricevere le grandi ricompense promesse in questa parasha, ma anche come studiare. Dobbiamo faticare nello studio della Torah fino a che la Torah viene incisa in noi. Come sempre, grazie per aver guardato e se ti è piaciuto il video, clicca mi piace e condividilo e unisciti a quasi 200 altri iscritti, così puoi ricevere un nuovo video ogni settimana. Shabbat shalom a tutti!